cioè la parola al sindaco anche per fare gli auguri all'aula, prego. Grazie Presidente, innanzitutto un ringraziamento alle consigliere e ai consiglieri per il lavoro che anche questo giorno 30 dicembre si è fatto nell'interesse della città. Poi effettivamente in attesa di quest'ultima decisione credo che sia doveroso ma anche opportuno fare gli auguri alla nostra comunità affinché il 2021 possa consegnarci momenti di minore amarezza rispetto al 2020. È chiaro che non ci vuole molto a prevedere un anno migliore rispetto al 2020, però è necessario che ci sia il nostro impegno perché Napoli si faccia trovare pronta non solo in questa fase di resistenza ma anche di rinascita della città. Io esprimo soddisfazione per il livello di coesione sociale che questa città ha messo in campo in quest'autunno soprattutto, un autunno difficile in cui la città poteva cedere, sbriciolarsi, lasciarsi andare a maggiori esasperazioni e tensioni. Invece grazie a un lavoro della nostra comunità, delle reti civiche, delle associazioni, dei movimenti, della politica, del mondo religioso e del mondo laico, questa città sta dimostrando di avere un grande cuore e un grande senso di comunità. Io confido molto che il 2021 possa vedere il nostro Consiglio Comunale protagonista, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che fino all'ultimo giorno del nostro mandato siamo stati eletti per rappresentare le nostre comunità. Allora il mio auspicio a voi consiglieri, alle vostre famiglie, ai nostri concittadini, che il 2021 possa essere davvero un anno con minori disuguaglianze, più fratellanza e di grande rinascita del nostro popolo, con un Consiglio Comunale protagonista nella dialettica democratica delle diverse posizioni politiche. Grazie e buon anno a tutti. Va bene.